Ma quindi, questa remastered di Final Fantasy Tactics si rifà o no? Adesso ne parliamo. Sigla. Dunque, ripercorriamo quello che è successo nel corso di questi ultimi due anni. Nel 2021 ci fu il Nvidia Leak. Nel Nvidia Leak vennero segnalati diversi titoli. Parliamo di Tactics Ogre Remastered, Tactics Ogre Reborn, parliamo di Kingdom Hearts 4, la Remastered di Chrono Cross, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy IX Remake, un nuovo gioco di strategia che poi si rivelò essere The Diofield Chronicle, e Unannounced Card Game 2 che poi si rivelò essere Voice of Cards The Forsaken Maiden. Quindi la questione è che in questo Nvidia Leak la maggior parte dei titoli che erano stati annunciati poi ci furono, uscirono o vennero comunque presentati, come nel caso di Kingdom Hearts 4. Quindi ragazzi, questa fantomatica remastered di Final Fantasy Tactics, io sono abbastanza certo che a un certo punto è stata seriamente in discussione. Quello che potrebbe essere successo sono due cose. La prima è che le vendite di Tactics Ogre Reborn potrebbero non essere state all'altezza degli standard e questo potrebbe averli spinti a mettere un attimo in panchina il progetto della remastered di Final Fantasy Tactics. Oppure potrebbe anche essere che non si è mai trattato di una remastered, ma è un remake. Ed è per questa ragione che Matsuno ultimamente ha detto che non c'è nessuna remastered nei piani. Se noi andiamo a vedere quello che Matsuno ha scritto a giugno del 2023, è stato un post in risposta a un altro utente che gli chiedeva se questa fantomatica remastered di Final Fantasy Tactics si sarebbe fatta o meno. Gli ha risposto le seguenti parole: se dovessimo fare una remastered di Final Fantasy Tactics, ti piacerebbe vedere un Thunder God Seed forte come l'originale o depotenziato? Allora, la questione è che se tu, chiaramente non stai ammettendo nulla, però se è una domanda del non vedo l'ora che esca questa vociferata remastered, rispondi in questa maniera qua, tu ci stai comunque illudendo, ci stai teasando un qualcosa che certo, potrebbe anche non esistere, ma rispondere a quel modo, tu che sei Matsuno, non puoi farlo se davvero non esiste. Ultimamente gli hanno fatto la stessa domanda, una domanda simile, e lui però ha risposto in una maniera totalmente diversa e opposta, quasi scocciato. Ha risposto che non c'è nessuna remastered in programma e che per qualsiasi futura richiesta inerente a una ipotetica remastered di Final Fantasy Tactics si devono rivolgere a Square Enix e non a lui. Quindi sembra una risposta scocciata, perché probabilmente ogni giorno gli chiedono di questa remastered e quindi ci può stare. Però la questione è: se questa remastered non esisteva già ai tempi, perché non ha risposto così al primo utente e invece al primo utente gli ha detto: se dovessimo rifare Final Fantasy Tactics, come vorresti vedere Orlando, depotenziato o normale? E lì che cosa gli devi dire? Che cosa gli devi dire? Nulla, non gli devi dire nulla. Quindi, ripeto, il mio pensiero, ragazzi, è che probabilmente al momento sia un progetto che è stato congelato, è stato messo in panchina. Ma questo però assolutamente non vuol dire che il progetto non sia esistito a un certo punto o che il progetto non possa uscire più avanti. Remastered? Remake? Se fosse un remake, chiaramente lui può rispondere che non c'è nessuna remastered in progetto. Non c'è nessuna remastered in lavorazione, certo, perché è un remake. Magari un remake 2D HD. Un remake 2D HD di Final Fantasy Tactics, ragazzi, sarebbe tanta roba. Tantissima roba. Tantissima roba. Per tutti gli amanti dei tattici, quindi se avete amato Triangle Strategy e company, fate in modo di giocarlo Final Fantasy Tactics. Adesso che ufficialmente non c'è nessuna remastered in lavorazione, trovate il modo. È uscito su iOS, quindi su un tablet più un pad potete giocarci. È uscito su PSP, c'è la versione PlayStation 1. Potete acquistare, comprare una versione PlayStation 1 o PSP ed eventualmente giocarvelo su PC con la traduzione italiana dei Sadness.
che è disponibile per entrambe le versioni, la migliore versione è quella PSP. Ragazzi, fatevi un piacere, non sto scherzando. Final Fantasy Tactics, il primo, War of the Lions, rappresenta ancora oggi il migliore tattico in circolazione. C'è poco da fare. Un gioco migliore di quello, amici, non è più stato fatto. Ci sono giochi che gli si avvicinano, tipo Triangle Strategy, però Triangle Strategy, per quanto sul punto narrativo gli si avvicina, sul punto delle classi e dei personaggi purtroppo è un'enorme semplificazione, un enorme passo indietro rispetto a Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics era un gioco che ti permetteva di fare qualsiasi cosa, ti permetteva realisticamente di giocarlo in 100 modi diversi ogni volta che lo giocavi. Final Fantasy Tactics, ragazzi, è praticamente Dungeons & Dragons inserito dentro il contesto di Final Fantasy. Non può non piacere, non è possibile che non piaccia. Insomma, ragazzi, noi ci aggiorneremo, però di questo leak, fantomatico leak, gli unici due latitanti al momento sono il remake di Final Fantasy 9 e la remastered di Final Fantasy Tactics. E io sono certo, ragazzi, che a un certo punto questi progetti sono esistiti, potrebbero essere stati messi in pausa. Dopotutto abbiamo visto il ritardo di Dragon Quest 3 2D HD Remake o anche soltanto di Dragon Quest 12. Quindi, e questi erano giochi che comunque sono stati annunciati, quindi pensate un po', giochi che ancora eventualmente non sono stati annunciati. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, perché vi leggo. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Abbaio.